Tra qualche istante ci collegheremo con Roberto Mauri, che ha firmato un libro dedicato proprio allo sport. Il libro si intitola Giocare il limite, e in questo libro l'autore si interroga, intende esaltare i valori etici e formativi dello sport. Ha articolato il libro in tre parti: nella prima l'attenzione è posta sul perché lo sport abbia in sé un valore, la seconda parte si interroga sul come i valori dello sport si siano evoluti in base ai cambiamenti socioculturali, la terza parte prende in esame il cosa, ossia gli aspetti che possono offuscare il valore dello sport, come ad esempio l'autocelebrazione. Siamo collegati proprio in questo istante con lo psicologo e formatore Roberto Mauri, autore del libro Giocare il limite. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Allora, perché lo sport è una delle più efficaci modalità di comunicazione? Questa è una bellissima domanda per iniziare a ragionare su questa bellissima realtà. È una efficace modalità di comunicazione perché parla un linguaggio universale, cioè capace di superare differenze generazionali, sociali, culturali, politiche, religiose, etniche. Per cui immaginiamo che lo sport oggi sia il nostro nuovo romanzo di formazione, una narrazione di progetti, di emozioni, di sentimenti, che nella loro trama è interiore, in quella relazionale, accompagnano e forniscono gli esempi su come è possibile crescere bene, su come è possibile cavarsela nella situazione, su come è possibile affrontare i casi e le difficoltà e le opportunità della vita. Le magnifiche Olimpiadi che abbiamo gustato e che sono appena terminate ci hanno confermato che, potremmo dire, lo sport è la nostra mille e una notte contemporanea. Voi sapete, il libro Mille e una notte contiene ogni volta un racconto nuovo, e infatti lo sport contiene mille racconti, un numero infinito di storie, ce le hanno raccontate e le abbiamo seguite in queste settimane, in cui potersi riconoscere ed emozionarsi. Al di là di questo, ci sono dei dati interessantissimi, cioè, sì, per esempio, se posso continuare, tra i primi 15 media italiani per interazioni social, quelli sportivi sono 9 sulle prime 15 posizioni, visto che parliamo di posizioni e di sport. D'altra parte, noi abbiamo delle aspettative formidabili verso lo sport. Lo sport deve risolvere l'eterna giovinezza, deve dare le migliori soluzioni educative, deve essere l'antidoto al disagio giovanile, dialogo tra le generazioni, la pacificazione tra gli stati, insomma, tutte situazioni che ci rendono assolutamente sensibili a questa modalità di comunicazione. Si potrebbe anche dire che lo sport abbia due volte valore per un verso: il suo valore lo sport stesso e la sua esistenza ed essenza per l'altro. Lo sport contiene, consente di sperimentare un insieme di valori. Beh, quali sono questi valori, Mauri? Allora, il valore profondo dello sport, il suo valore essenziale, è la capacità che ha di far scoprire la propria grandezza a tutti e a ciascuno. La propria grandezza. Come si fa a sapere quanto sei alto? Come si fa a sapere quanto pesi? È abbastanza semplice. Ma come si fa a sapere quanto vali? Quanto sei grande? Fin dove puoi arrivare? Ecco, lo sport ti dà questa possibilità. Scoprire e approfondire ed esplorare la propria grandezza. Per cui lo fa in un modo integrale, mettendo insieme la mente, il corpo, lo spirito, cioè la dimensione, come potremmo dire, etica, quella epica e quella estetica. E qual è il metro di misura della grandezza? È bellissima questa cosa. Noi la grandezza, grazie allo sport, la conosciamo confrontandoci con il limite. È soltanto attraverso il confronto con l'antagonista, che non è il nemico, ma è colui che mi consente di scoprire quanto è la mia grandezza, quanto valgo. Quindi giocare con il proprio limite, come scrivo nel libro, è proprio questo: scoprire la propria grandezza attraverso il confronto con il limite. Per quanto riguarda i valori, dobbiamo distinguere allora tre cose.
Se il valore essenziale dello sport è far scoprire la propria grandezza, abbiamo una collezione di valori che poi nascono da questo valore fondamentale. È come se fosse un prisma. Ci sono i valori formativi, l'autocontrollo, la disciplina, l'impegno, la coordinazione, la collaborazione, tutti i valori che potremmo chiamare formativi perché mettono in buona forma. E poi ci sono i valori performativi, la tenacia, la resistenza, il sacrificio, il fair play, tutti i valori che vanno oltre l'aspetto eminentemente formativo per andare verso questo tipo di resilienza umana, che è anche una resilienza personale e sociale. E da ultimo, ed è quello che oggi è particolarmente curato ed è a cui siamo più sensibili, senza nulla togliere ai primi due, sono i valori trasformativi. Lo sport ci cambia, non soltanto ci forma, ma ci cambia. E quindi trasformare vuol dire come possiamo raggiungere una migliore armonia, lo stile che abbiamo, l'equilibrio che possiamo mettere in campo, il benessere, la creatività. E proviamo a vedere come è cambiato anche nel tempo questa cosa. Se possiamo dire che, prego. Roberto, sì, no, fermiamoci, ci dobbiamo fermare giusto 10-30 secondi per una pausa Sì, pubblicitaria e poi certo. torneremo di nuovo insieme con lei. Grazie, resti con noi. Volentieri, volentieri. Grazie. Torniamo a collegarci con il nostro graditissimo ospite, ha scritto un libro intitolato Giocare il limite, lui è Roberto Mauri, psicologo e formatore. Eccoci di nuovo, vediamo la copertina, il libro edito dalle Paoline. Si parlava dello sport, ha detto una frase molto bella, molto importante, lo sport è trasformazione perché ci cambia e ci forma. Anche gli effetti dello sport, oltre allo sport, ovvero in termini di impatto sociale e sanitario, sono molto rilevanti, Mauri. Certo, essendo un valore lo sport, è un valore autentico quando produce a sua volta valore, anche valore sociale, anche valore sanitario, anche valore economico, cioè lo sport lavora sul valore della qualità della vita. E da questo punto di vista dobbiamo tenere presente che l'impatto dello sport sul nostro sistema sociosanitario in particolare genera ogni anno 10 miliardi di euro di risparmio e di investimento, grazie a quello che è possibile recuperare sulle spese sanitarie intervenendo con la prevenzione, grazie all'attività sportiva, anche solo moderata, va detto, anche solo moderata. E questo è molto interessante. Dobbiamo dire, visto che veniamo dalle Olimpiadi, che non siamo in zona medaglie, nel senso che la media, europea spende e recupera, grazie allo sport, più soldi di quello che facciamo noi. Dobbiamo correre, dobbiamo migliorare per entrare in zona medaglie, ma già adesso è tangibile il contributo dello sport per la nostra qualità e benessere e salute italiana. Quando lo sport coincide con quello non praticato dai genitori ma dai figli e quando a volte gli stessi genitori sono allenatori. Ecco, lei dà dei consigli molto interessanti. Sì, la ringrazio anche su questa domanda e per il punto delicatissimo che tocca, che poi ci passiamo tutti, prima o poi, come genitori, ci siamo passati come figli, ci passeremo come nonni a volte. Il punto è questo, rispettare la giusta distanza. Il tema del rapporto figli-genitori-sport è il tema della distanza. Perché la giusta distanza emotiva dai figli è spesso la vera sfida educativa. Allora, in termini estremamente diretti e concreti, come si rispetta la giusta distanza? A livello di indicazioni, la prima cosa da fare è evitare di allenare i propri figli, evitare che un genitore diventi nel contempo istruttore o allenatore del proprio figlio o figlia, perché questa situazione crea confusione,
confusione di ruoli, confusione emotiva, confusione nelle aspettative. Rischia di compromettere la giusta distanza e pone il genitore in un conflitto di interessi nel suo ruolo educativo. E questo è, lo so che è un'affermazione forte che va controcorrente, perché è pieno il mondo dello sport di esempi di genitori che si sono autoinventati allenatori. Ma un conto, anche quei genitori che sono stati atleti, un conto è essere atleta e un conto è allenare i propri figli. Quindi la prima indicazione chiave dal mio punto di vista è evitare di essere allenatore o istruttore del proprio figlio. Altri piccoli suggerimenti sono: 1. Evitare di dare suggerimenti tecnici durante la gara, proprio perché tu non sei l'allenatore, caro genitore, non ti sostituire al suo ruolo. Incoraggia, sostieni, fai il tifo, ma non dare suggerimenti tecnici, rispetta i ruoli, di nuovo rispetta la distanza. Secondo, parla al figlio della gara, della partita, lontano dalla gara e dal campo. Quindi la domanda che devi fare a te stesso e a tuo figlio è: ma mio figlio, ma mia figlia si diverte nel praticare questo sport? E da questo punto di partenza si parla insieme. Da ultimo vorrei citare una terza indicazione. Sarebbe bello che concordare con il figlio e la figlia prima della gara il comportamento da tenere entrambi durante la competizione. Cominciamo con questi suggerimenti e secondo me si aprono delle prospettive educative e intergenerazionali interessanti. Molto interessanti questi consigli, Mauri. A proposito di regole, lei collabora con la Federazione Italiana Ginnastica e ha stilato le 10 regole d'oro della ginnastica. Quali sono? In realtà non le ho stilate io, ma le ho in qualche modo fatte mie, ed è interessante sapere perché ci sono queste 10 regole. Sì. Prima di tutto, però, permettetemi di condividere la gioia per i brillanti risultati ottenuti dalle nostre Eh atlete, sì. e mi piace pensare che una piccolissima parte di questi risultati siano anche frutto degli interventi formativi che ho avuto occasione di realizzare. Tenete presente che queste 10 regole sono il frutto e il risultato di una serie di scandali molto brutti che hanno riguardato proprio il mondo della ginnastica in tante federazioni mondiali, europee, americane, eccetera. Quindi sono il frutto di una sana presa di coscienza che ha messo a fuoco alcune priorità. Ne sono 10, le dico Sì. rapidissimamente, proprio per rendervi conto di quello che non le commento, perché sono autoevidenti. Faccio ginnastica per divertimento. 1. Inseguo i miei sogni, non quelli di qualcun altro, a proposito della giusta distanza di cui si parlava prima. So che avrò dei giorni belli e dei giorni difficili. Ascolterò il mio corpo, punto chiave. Non sono gli altri a condizionarmi. Sapete che il tema è quello degli abusi sul corpo, tutti questi condizionamenti emotivi e psicofisici. Ascolterò il mio corpo. Equilibrio la mia passione per la ginnastica, e questo è bellissimo, con altri grandi obiettivi della mia vita. Non posso far diventare la parte il tutto. La mia salute è più importante delle medaglie. Molto chiaro, molto esplicito e molto impegnativo. Ho il diritto di essere rispettata così come sono. E questo è tutto il tema degli abusi, di cui stavamo parlando. Ho il diritto di esprimermi liberamente, essere ascoltato, ascoltata ed essere trattato in modo equo. Capisco e rispetto i ruoli delle persone intorno a me e agisco con equità e integrità. Queste sono le 10 regole che valgono per gli atleti, ma soprattutto per coloro, noi adulti, che accompagniamo queste giovani atlete.
E qui ci sarebbe da aprire davvero un capitolo a parte, anche perché mi hanno colpito le parole di Gianmarco Tamberi pubblicate proprio sui social, le sue dichiarazioni a proposito appunto della sua esperienza di Parigi. E, ha citato appunto le Olimpiadi, non vorrei parlare del podio, ma vorrei parlare dei quarti posti, no? Che abbiamo avuto, ne abbiamo avuti tanti come italiani. Lo sport è un importante fattore di crescita ed emerge chiaramente anche dalle sue parole. Che cosa i quarti posti hanno da insegnare? Che cosa ci devono insegnare? Che cosa insegneranno alle giovani generazioni, secondo lei? Guardi, veniamo da una lettura dominante dei media che tende a considerare il quarto posto come un'occasione, un'opportunità perduta. E quindi alimentando un senso di delusione quando non di sconfitta. Questa è una lettura molto parziale, in qualche modo anche negativa. Distorta. Tant'è vero, sì, distorta, tant'è vero che pur di far tornare i conti, hanno cercato di dire, beh, però siamo la medaglia d'oro dei quarti posti, cioè riportando al medagliere anche la non medaglia, per dire come la logica del primato, la logica del risultato sia davvero un elemento che a volte diventa tossico. Io vorrei provare invece a fare una lettura diversa, e cioè vorrei proporre un elogio del quarto posto. Un elogio del quarto posto. Perché un elogio del quarto posto? Perché il quarto posto, proprio perché è il quarto, evita di confondere la grandezza con la vittoria. La grandezza non è la vittoria, la grandezza è dove noi possiamo arrivare e quanto valiamo. A volte diventa vittoria, ma non è detto. E invece trasformare la grandezza in vittoria, in medaglie, tende a dare una lettura distorta di questa cosa. L'elogio del quarto posto ci consente di non confondere la grandezza con la vittoria, l'impegno con il successo. Il valore dell'impegno non si misura dal successo, il valore dell'impegno si misura dall'impegno. La grandezza si misura con la capacità di confrontarsi con i propri limiti. E soprattutto il quarto posto, proprio perché è il quarto, giù dal podio, salvaguarda la vocazione universale e inclusiva dello sport. Perché altrimenti noi facciamo dello sport una materia selettiva, cioè dove soltanto alcuni arrivano e gli altri sono fuori. In realtà la vocazione dello sport è una vocazione universale. E meno male che ci sono i quarti posti, che ci ricordano che siamo tutti chiamati e non soltanto quelli che hanno superato una certa soglia. Non sono le derive selettive del campionismo quello che ci può salvare rispetto alla pratica sportiva. E quindi vorrei sottolineare il quarto posto riporta lo sport con i piedi per terra, evitando che lo sport diventi auto-idolatra, cioè certo. Si monti troppo la testa, perché altrimenti rischiamo di essere idolatri. No. Beati i quarti posti, mi verrebbe da dire, trasformandoli in una beatitudine. Beati i quarti posti perché ad essi è donato il senso dello sport più autentico. Che bello, grazie per queste sue parole, grazie per questa lettura. Grazie molto interessante, educativa ed edificante. Giocare il limite, edito dalle Paoline, ricordiamo il titolo del suo libro. Roberto Mauri con noi questa mattina, psicologo e formatore. Ecco, torneremo a risentirla presto. Grazie. Grazie per essere stato con noi, grazie. Buon proseguimento, grazie a tutti. Anche a lei. Allora, noi ci fermiamo di nuovo lì nella regia e poi dallo sport cambieremo argomento, parleremo di musica.